Paolo Chiariello, che è con il vicepresidente del Senato Luigi Di Maio da Pomigliano d'Arco. È la Camera, è molto giovane per stare al Senato, però, però al di là di tutto, al di là di tutto, è dal 15 marzo del 2013 che c'è un disegno di legge depositato in Parlamento, ma non se ne parla. Il Presidente Grasso si chiede per quale motivo non si riesce a farlo, insomma lei che cosa dice? Che se lo chiede ancora, l'unico motivo per cui non si fa una legge anticorruzione in questo paese è che i partiti che dovrebbero farla sono coinvolti nei più grandi scandali di corruzione di questo paese, è inutile che ci giriamo intorno, è la stessa cosa del reddito di cittadinanza che proponiamo noi, che poi fermerebbe molto miseria e corruzione in questo paese, se lo si fa si elimina il voto di scambio, se si elimina il voto di scambio i principali partiti di questo paese come fanno a nutrirsi del consenso? Questo è il problema ed è meritoria l'iniziativa di Sky che domani festeggia il compleanno, cioè festeggiamo il compleanno di questa legge anticorruzione ferma al Senato, che ci vorrebbero 10 giorni buoni di lavoro per farla passare e fare una seria legge in Parlamento, ma non lo si vuole fare, stanno sempre a fare trattative al ribasso perché questi partiti sono coinvolti nei principali scandali come Mafia Capitale, Expo, Mose e tutto quello che abbiamo visto negli ultimi 10 anni che ci ha messo la vergogna in faccia a livello internazionale. Lei mi dà un assist, intanto non è un'iniziativa di Sky, è un fatto quello che noi diciamo, certo, sono due anni che siamo in attesa, noi italiani, non Sky. Il reato di corruzione è un reato attraverso il quale la mafia, le mafie poi piegano le istituzioni agli interessi loro e quindi diciamo la gente si chiede per quale motivo effettivamente non si riesce a fare, forse perché in quella che lei ha chiamato prima, la sentivo dal palco là in commissione elettorale, la vasca degli squali, non riuscite a mettervi d'accordo su una misura importante. Tante, la corruzione porta via, dice la Corte dei Conti, quasi 60 miliardi all'anno, sono tanti. Guardi, il disegno di legge sull'anticorruzione si chiama Grasso Cappelletti. Grasso, attuale Presidente del Senato, che non lo so, scende dalle nuvole, ma sa in quale partito sta. È il partito coinvolto in Mafia Capitale e in Expo. Cappelletti è un nostro senatore, quindi la prima cosa che abbiamo fatto appena siamo arrivati in Senato è stata presentare la nostra proposta di legge sull'anticorruzione. Io davo un merito a Sky, il fatto che ne parliate, perché se i media ne parlano c'è più pressione sull'azione della politica e lo so che è drammatico, ma oggi funziona così. Detto questo, il voto di scambio si combatte con un nostro provvedimento, che è quello il reddito di cittadinanza, perché io non ne faccio una colpa a chi oggi è disperato e a volte nella disperazione sbagliando vende il proprio voto, ma lo Stato se si occupasse di quei 9 milioni di cittadini poveri che non hanno soldi nel lavoro oggi, formandoli e reinserendoli nel lavoro attraverso il reddito di cittadinanza, 780 euro al mese e 3 proposte di lavoro, noi elimineremo quella miseria di cui si nutre la politica per i voti e la mafia per scambiare i voti con gli appalti pubblici. Oggi sono qui a Pomigliano, presentiamo la candidatura del nostro sindaco Dario De Falco. Ho fatto lo spot elettorale una volta tanto. Questo comune è stato colpito da uno scandalo di corruzione 3 anni fa, perché c'era un assessore e un consigliere presi in flagrante dai carabinieri che si vendevano un appalto pubblico con una bustarella di 5.000 euro. Quelle due persone stanno a piede libero, hanno patteggiato e sono a piede libero nonostante colti dai carabinieri in flagranza. Allora noi non riusciamo a sostituire la classe politica ma a fare anche leggi serie che chiudano una volta e per tutte l'impunità sulla corruzione, in questo paese non troveremo mai nessuna via di sbocco. Renzi ha voglia di dire che c'è la ripresa e l'Italia si riprende. Le famiglie italiane questa ripresa non la vedano. Se chiedete ai cittadini italiani come stanno rispetto a 5 anni fa, stanno peggio. Rispetto a un anno fa, stanno peggio. È inutile che riempiano di chiacchiere con la ripresa. Questo è un paese, il primo per corruzione in Europa, il primo per povertà infantile in Europa. Sarebbe meglio avere altri primati. Un'ultima cosa, il Papa Francesco parlava della scuola, diceva che gli insegnanti in un certo senso sono missionari, ed è vero, e poi sono mal pagati, eppure rappresentano quello che poi è l'ossatura, la schiena del nostro paese, danno istruzione ai nostri giovani. Ma questa è la riforma che stanno facendo. Io tra l'altro provengo da una famiglia di insegnanti, insomma, mia madre, ma anche molti miei zii, parenti sono insegnanti. So che cosa significa oggi fare l'insegnante in maniera onesta. In
questo paese e allo stesso tempo vedersi retribuire una miseria e soprattutto vedersi retribuire come quello che non fa niente, perché poi in ogni ambiente ci sono dei fannulloni. Vedere Renzi dopo tanti spot che ci fa una riforma in cui dice il preside decide chi è più meritevole, finiamo come quando Brunetta disse che i dirigenti pubblici dovevano autovalutare la loro bontà d'azione e i loro risultati. Com'è finita che la pubblica amministrazione non ha cambiato niente? E ugualmente noi dobbiamo innescare dei meccanismi meritori nella scuola e poi riconoscere agli insegnanti non più il ruolo di normale funzionario pubblico, normale dipendente pubblico, ma quello, come dice il Papa, ma come dicono tante altre realtà associative degli insegnanti, di missione. Oggi noi siamo rovinati dal punto di vista anche della formazione giovanile. Abbiamo non so quanti NEET, cioè ragazzi che non trovano lavoro, non lo cercano e non si formano, perché la scuola è con le ruote sgonfie. Vorrei recriminare anche un'altra cosa, che negli ultimi anni c'è stato un preciso disegno di smantellare la scuola pubblica e potenziare quella privata, portando molti fondi pubblici verso quella privata, e questo si può combattere se c'è un governo che decide di investire e di rispettare la Costituzione nella scuola pubblica. Grazie. Grazie Di Maio. Grazie a voi. Grazie al vicepresidente.